Ciao bambini, come state? Spero bene. Spero che questa emergenza che stiamo vivendo non vi abbia intristito, che continuate a essere belli allegri, come eravate prima. È importante, eh? È importante per noi adulti vedervi felici, perché se voi siete felici, siamo felici anche noi e quindi riusciamo a superare tutto molto meglio. State tranquilli perché noi siamo più forti del coronavirus e sicuramente lo sconfiggeremo e torneremo a ritrovarci. Riprenderemo le nostre attività, riprenderemo a vederci e faremo festa insieme. Sarà bellissimo fare festa. A proposito di festa, lo sapete che fra poco è una grande festa. È la festa di Pasqua. Adesso io vorrei parlare con voi proprio di questo, della settimana santa, cioè l'ultima settimana di vita di Gesù e di quello che ha fatto durante questa settimana. Allora, siamo in Palestina, in una città che si chiama Gerusalemme e che è la capitale della Palestina. E Gesù entra proprio in questa città. Entra a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua, perché anche gli ebrei festeggiano la Pasqua con un altro significato rispetto al nostro. Poi ve lo spiegherò il prossimo anno. Adesso io ho davanti a me il vostro libro che riproduce un disegno con la città di Gerusalemme. Volevo farvelo vedere, così seguiamo per bene attraverso questo disegno qui, tutte le attività di Gesù. Vedete? Questa è la città di Gerusalemme, è un disegno, quindi non è la vera città di Gerusalemme, però più o meno è fatta così. Allora, Gesù è entrato attraverso questa porta qui. Si chiama Porta Bella. È entrato qui. Ed è successa una cosa incredibile. È successo che tutti gli abitanti di Gerusalemme gli sono andati incontro e hanno fatto festa, vedete? Hanno fatto festa sventolando rami di ulivo, rami di palma. Era domenica ed è la domenica che noi chiamiamo Domenica delle Palme. Quest'anno la Domenica delle Palme sarà il 5 aprile. Ebbene, Gesù però si presenta in maniera umile, vedete che non ha neanche un cavallo, ma un asinello. Eppure, nonostante questo, lo acclamano come un re, come un liberatore. Ma tra tutte queste persone che facevano festa, ce n'era un gruppo che purtroppo non voleva per niente bene a Gesù. Ed era un gruppo che contava a quei tempi perché erano i capi politici di quei tempi e avevano deciso che Gesù doveva sparire, quindi doveva essere eliminato, doveva morire. Allora Gesù entra e prende alloggio in una casa dove poi festeggerà la Pasqua. All'interno di questa casa c'è una stanza che viene chiamata cenacolo. Perché? Perché Gesù ha mangiato lì l'ultima cena con i suoi apostoli. Era giovedì sera che noi chiamiamo giovedì santo. Ecco che Gesù si raduna a cena con i suoi apostoli e durante questa cena fa una cosa incredibile, importantissima. Benedice il pane, benedice il vino e poi distribuisce pane e vino a tutti i suoi apostoli e dice: prendete e mangiate, perché io da questo momento in poi sarò all'interno di questo pane che voi mangiate, di questo vino che voi bevete. Ogni volta che voi rifarete questo gesto, io tornerò in mezzo a voi. Gli apostoli non hanno capito niente di quello che aveva detto Gesù, però capiranno dopo. Allora, dopo cena, Gesù va
in questo orto che viene chiamato Orto degli Ulivi o Getsemani. Ebbene, è proprio qui, in quest'orto, che Gesù viene arrestato. Arrivano un sacco di soldati, arrivano i nemici di Gesù, un sacco di gente, e lo arrestano. Lo arrestano e lo portano davanti alla persona che comandava, perché era il capo dei Romani. I Romani avevano conquistato la Palestina e abitava qui. E dopo varie insistenze riescono a farlo condannare a morte. Quindi era giovedì notte, il venerdì mattina Gesù viene caricato della croce e portato sul Monte Calvario viene ucciso, eh? Viene ucciso sulla croce. Era quindi venerdì. È la giornata che noi chiamiamo Venerdì Santo, che quest'anno sarà il 10 aprile. Ma la storia non finisce qui, perché Gesù è vero che muore sulla croce, ma passa il venerdì, il sabato, la domenica mattina, ecco che alcune donne si recano al sepolcro, perché il corpo di Gesù viene messo dentro a questa tomba che viene chiamata sepolcro, e l'ingresso della tomba, del sepolcro, viene sigillato con un grande masso. Allora, alcune donne si recano al sepolcro per prendersi cura del corpo di Gesù, ma trovano uno scenario tutto diverso da quello che si aspettavano. Trovano la porta del sepolcro divelta. All'interno Gesù non c'era più. E al suo posto due angeli che annunciano che Gesù è risorto. Gesù non è più morto, non è più qui nel sepolcro, ma è risorto e tra poco lo rivedrete. Difatti, la sera stessa Gesù appare ai suoi apostoli. Quando erano riuniti nel cenacolo, si fa vedere, entra nel cenacolo dicendo: Shalom, pace a voi. Quindi questa giornata qui, domenica, è la domenica di Pasqua e quest'anno noi la festeggeremo il 12 aprile. Speriamo di poterla festeggiare per bene. Non lo sappiamo, vediamo, prendiamo quello che viene. Allora, queste cose che vi ho raccontato ce l'avete sul libro. Il libro a pagina 28, 29 e 30. Allora, voi avete una settimana di tempo, vi leggete per bene queste tre pagine e fate gli esercizi che sono indicati lì. Sono esercizi molto semplici, eh? Riuscite a farli tranquillamente, con calma. Avete, come ripeto, una settimana di tempo. Quindi, ci rivediamo lunedì prossimo, lunedì prossimo vi spiegherò qualcos'altro della Pasqua, parleremo di qualcos'altro della Pasqua. Un bacio.